Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. Anche questa puntatona dal colore di retrocomputing. Oggi parleremo di Pascal per MSX e per ZX Sinclair e per Olivetti PC128S. Andiamo con ordine. Nel lontanissimo 1987 avvenne la turbocata del Ministero dell'Istruzione italiana, che rimosse il BASIC dalle scuole per sostituirlo con il linguaggio Pascal. Del Pascal per Commodore 64 ed Apple II ho già parlato, il link del podcast lo trovate in descrizione. Questo podcast andremo a ricordare rapidamente cosa proponeva il mercato ai piccoli appassionati di home computer in termini di linguaggio Pascal. Per ZX Sinclair Spectrum, per MSX e per Olivetti PC128S. Dunque, sì, incredibile ma vero, il piccolo bussolino inglese ZX Spectrum dal costo molto competitivo, quello con un'orrenda tastiera in lattice che sembrava identico ad una calcolatrice scientifica, ecco, aveva l'ambiente di programmazione Pascal. Era un compilatore software. Le richieste hardware per adoperare iSoft Pascal non erano troppo esose. Lo ZX Spectrum poteva disporre, diciamo, del Pascal se la macchina su cui si voleva far processare il software aveva almeno 48K di RAM. Il software iSoft Pascal per ZX Spectrum era su cassetta microdrive. Il Pascal 4 iSoft in Gran Bretagna costava 25 sterline, che più o meno in Italia, se il prodotto fosse stato venduto, sarebbe costato almeno 73.000 lire, con un cambio medio di circa 2.500 lire per sterlina, inclusa IVA al 18%, prezzo a cui aggiungere poi ovviamente il guadagno del rivenditore o dell'importatore, quindi sarebbe costato sicuramente di più di 73.000 lire. Ecco, io non ho mai conosciuto utenti di ZX Sinclair Spectrum, non so dirvi se questo prodotto britannico fu mai importato in Italia. Comunque, il piccolo Sinclair ZX Spectrum aveva il Pascal. E quindi, come soluzione teorica, se mai il prodotto fosse stato importato in Italia, era obiettivamente più economico delle proposte di Apple con la blasonatissima e costosissima Language Apple Pascal Card. Andiamo ad esplorare il piccolo manuale dell'iSoft Pascal 4 per renderci un po' conto e dare un'occhiata alla sintassi. Eccolo qui, questo è il manuale in PDF di iSoft Pascal della Memotech Use iSoft Pascal Guida Utente. Questo era per Sinclair ZX Spectrum. E quindi praticamente cosa si può dire? Voleva almeno 48K di RAM, era su cassetta su microdrive. Noi andremo a esplorarlo rapidamente, sono circa 61 pagine, noi non le guarderemo tutte, guarderemo solo praticamente un po' il cosa c'era nell'indice e poi praticamente andremo a osservare alcuni listati per vedere se la sintassi era paragonabile a quella della Borland. Dunque, capitolo dei preliminari, la sintassi e la semantica che venivano spiegate, costanti, tipi, vettori, array, set. E set interessante perché set, ad esempio, nel Pascal che abbiamo visto praticamente del blasonatissimo Apple Pascal non c'era. Costava di più di questo, ma il set non c'era. E non c'era, vabbè, nemmeno nel G Pascal che era più economico, ma comunque diciamo nella soluzione di Apple il set non c'era. Poi abbiamo costanti, tipi, writelin, pagelin e via dicendo. Questi sono praticamente i vari comandi. Ok, poi qui si continua la varia sezione, abbiamo commenti diciamo che possono essere inseriti nel testo. Come funzionava l'editor, che era l'ambiente di un compilatore. Abbiamo le appendici con i messaggi d'errore, parole riservate e poi abbiamo altra presentazione, diciamo, dati per quanto riguarda l'utilizzo in particolar modo sullo ZX Spectrum, sulle varie unità di stoccaggio, quindi per dischetti, cassette oppure microdrive, in particolar modo microdrive e cartucce.
perché per i dischetti il ZX Spectrum ha sempre avuto praticamente non particolarmente fortuna, per cui occorreva in ogni caso sempre comprare una costosa espansione. Ora andiamo a vedere, non ci interessa quello che c'è a pagina 57, per vedere la sintassi. Eccoci qua, qui abbiamo il classico caso di ricorsività e quindi abbiamo a vedere, vediamo nella funzione, poi abbiamo la dichiarazione delle variabili, poi abbiamo il begin, eccoci qua, punto e virgola, end punto, quindi repeat, c'è un repeat until messo qui in fondo, le istruzioni non ci sono numeri di riga, punto e virgola alla fine, c'erano l'utilizzo delle parentesi, quindi di conseguenza la sintassi era molto buona, end puntato, quindi praticamente questo era un Pascal che, se fu mai importato, io mi auguro di sì, spero di sì, indubbiamente i possessori del piccolo bussolino, nessuno avrebbe mai detto, ci avevano praticamente l'ambiente del compilatore del Pascal, anche se c'aveva una tastiera che era un po' che faceva onco, ecco, però diciamo il loro bussolino, praticamente il Pascal glielo sosteneva. Ci vuole almeno 48k, poi ovviamente un micro drive oppure una cassetta, ma comunque niente di particolare. E questo è iSoft Pascal. Ok, passiamo oltre. Per gli utenti MSX, in Italia sono sempre stati pochi, le macchine MSX non ebbero molto successo commerciale. Tuttavia c'erano più utenti MSX nel 1987 di quanti utenti Olivetti Home Computer ve ne fossero nel dicembre del 1987. Lontanissimo 1987. Esisteva il Pascal per MSX? Eccolo qui, Pascal MSX. In particolar modo la risposta è: esisteva il Pascal per MSX? La risposta è ni, oppure so. Nel senso che sì, c'era il Pascal per MSX della Borland, Turbo Pascal 3.01, ma era per il sistema operativo CPM, quindi bisognava avere un MSX con un disk drive, poi bisognava comprare, bisognava più o meno disporre o comprare prima il sistema operativo CPM e poi successivamente comprare il Turbo Pascal 3.01 della Borland, che è quello che vedete qui nell'immagine del praticamente del dischetto. La versione del Turbo Pascal fu distribuita da Philips in un pacchetto per i computer ad 8 bit per MSX, nella versione appunto con il disk drive da 3,5, quindi occorreva un MSX che fosse stato dotato di un dischetto da 3,5 e quindi, e oltre ad avere, diciamo, il sistema operativo CPM. Adesso andremo a dare una sbirciatina rapidamente del manuale Turbo Pascal, che era questo qui, e quindi Turbo Pascal, che praticamente era identico come sintassi a quello praticamente che si trovava sul MS-DOS. Infatti il Turbo Pascal 3.0 per MSX aveva la stessa sintassi di quello per MS-DOS. Turbo Pascal 3.0 rullava nella versione diffusa da MSX con il CPM 86 oppure anche con il CPM MSX DOS, che è quello che vi ho detto. Quindi di conseguenza per MSX c'era, ma bisognava passare dal sistema operativo CPM. Ora, il sistema operativo CPM negli utenti home computer praticamente fu sempre pochissimo, poco conosciuto, perché praticamente era ritenuto un sistema operativo più di tipo professionale, e inoltre non tutti gli utenti di MSX in Italia si erano comprati un dischetto, perché magari, diciamo, avevano iniziato con il registratore e poi avevano aggiunto un disk drive da 3,5. Invece questo era nella soluzione da 3,5, non da 5,25, pardon, magari che avevano cominciato con un computer MSX, poi aveva successivamente aggiunto un disk drive da 5,25 e invece questo richiedeva appunto un disk drive da 3,5, pardon. Andiamo a vedere rapidamente il manualetto del Turbo Pascal per computer MSX.
purché queste avessero diciamo almeno 64k di RAM e avessero un sistema operativo CPM. Turbo Pascal, eccolo qui, versione 3.0. ecco, la copertina dice già tutto. Questo era il manuale della copertina del Turbo Pascal che girava sotto MS-DOS. Queste macchine erano quelle che si trovavano a scuola insieme all'M24 e quindi queste macchine non si potevano comprare perché costavano come una macchina. Tuttavia, questo manuale Turbo Pascal versione 3.0 era lo stesso manuale che veniva venduto agli utenti MSX, purché questi fossero stati dotati di un sistema operativo CPM. Di conseguenza, la sintassi del Turbo Pascal per MSX prodotto dalla Philips per gli MSX era indubbiamente perfetta, perché praticamente ricalcava quello che il Turbo Pascal 3.0 si trovava sotto versione MS-DOS. MS-DOS sugli MSX non ci girava, ci girava il CPM. Il CPM faceva girare l'ambiente Turbo Pascal 3.0, che era lo stesso ambiente Turbo Pascal che si ritrovava nella versione PC ed M24. Di conseguenza, ecco, non starò nemmeno più di tanto andare a vedere il relativo manuale. Introduzione, utilizzo del Turbo System, eccola qui la Turbo Kaata. Poi abbiamo il capitolo 2, i linguaggi, gli elementi del linguaggio, i tipi scalari e i suoi standard, la definizione degli elementi del linguaggio, programmazione della testa, diciamo dei programmi, il blocco programmi. Poi abbiamo le espressioni, le istruzioni, i tipi scalari e i subrange con il tipo, i tipi stringa, poi abbiamo i tipi set, i tipi record, i tipi vettori, gli array, matrici, il tipo file, diciamo puntatori per i tipi, procedure e funzioni, poi abbiamo overlay system, BM Godis e quant'altro, e poi va bene una serie di istruzioni per quanto riguarda i CPM86, che questo indubbiamente servivano perché per quelli che c'erano MSX e il CPM non ce l'avevano, in sostanza dovevano studiarselo. Ecco, qual era diciamo il limite di questa soluzione? Il limite di questa soluzione è che gli utenti MSX ci dovevano avere aggiungere un dischetto da 3,5 e non è detto che ce l'avessero, perché praticamente gli utenti MSX in Italia erano pochi, ma comunque di più di quelli degli utenti a 31 dicembre 1987, di più di quelli del Olivetti Protest, e magari i più avevano aggiunto al proprio MSX un disk drive da 5,25, che erano all'epoca erano i più diffusi. Invece per far funzionare questo bussolo serviva praticamente un dischetto da 3,5. E per gli utenti di Olivetti PC128S, dunque, per Olivetti PC128 non c'era nulla. Invece per gli utenti di Olivetti PC128S esisteva il Pascal, anche se la macchina Olivetti PC128S fu venduto dal 1987 e successivamente fu reso disponibile da Olivetti anche il Pascal, che al suo momento diciamo non fu immediatamente commercializzato da Olivetti. Si vocifera che servissero delle ROM aggiuntive per PC128S, delle ROM che non furono mai vendute da Olivetti, perché poi la Olivetti propose il bidone PC1, il bussolino da 640x200 a due colori, ma la Turbo Kaata del Pascal la faceva rullare bene essendo un compatibile PC. Cosa diversa per il PC128S, che era un Acorn Master, teoricamente più vicino alla linea Apple II di quanto si credesse, dato che PC128S alias Acorn Master aveva una CPU della stessa famiglia 6502. Inoltre pare che il PC128S avesse problemi di RAM simili a quelli che c'erano su Apple II per far rullare Pascal UCSD, che rimanessero solo pochi K per programmare e le variabili in Pascal. Comunque, ecco, per PC128S c'era il Pascal, non funzionava molto bene, ma in rete trovati tanti links e tutorial al riguardo. Quindi,
il Pascal per PC 128S c'era, era l'ISO Pascal. Andremo rapidamente a sbirciarne il manuale per renderci conto di cosa e di come fosse la sintassi dell'ISO Pascal. Eccolo il manuale ISO Pascal, quello che si trovava praticamente, qualcosa di simile o molto simile, quello che si trovava per l'Olivetti PC 128S. Andiamo a vedere, sbirciare rapidamente questo manualetto per vedere com'era la sintassi e comunque com'era. Allora, vediamo un po' cosa c'era nell'indice. Capitolo 1, l'introduzione, la notazione dei simboli e dei separatori, il concetto di data e di type, vari tipi, poi il programma, la testa del programma e le dichiarazioni, il concetto di azione, enumerazione e il subrange con i tipi, lasciamo le funzioni, i tipi strutturati e i vettori, poi i record, il set di type, file type, i pointer type capitolo 10, procedure e funzioni, input e output capitolo 12, il Pascal reference, qui diciamo il report, una serie di cose che si trovano, diciamo parametri, funzioni, qui venivano i comandi, venivano spiegati, poi una serie di appendici. Bello, un bel manuale. Andiamo a vedere di volata, dovrebbe essere a pagina 37 se non mi ricordo male. Un listato che ci interessa. Eccoci qui, il listato. Ecco, indubbiamente è molto simile come linguaggio. Punto e virgola, parentesi, punto e virgola, repeat until, non ci sono numeri di linea, end punto. Questo è un programma, quindi la sintassi indubbiamente era buona. Il problema è che forse non funzionava poi così tanto e poi bisognava vedere quanto costasse. Ma indubbiamente l'introduzione del Pascal ebbe a complicare la vita a tutti gli utenti, dato che dovevano o dovettero andare a recuperare una serie di linguaggi aggiuntivi che non avevano e che le loro macchine non avevano già gratuitamente in bundle, e che non tutte le macchine poi praticamente lo supportavano, e non tutti i Pascal furono poi venduti anche in Italia. Quindi anche se magari teoricamente il software c'era, non è detto che fosse stato poi importato in Italia, a differenza dei Basic e degli assemblatori, che un po' tutte le macchine ci avevano in Basic i propri interpreti, e quindi era semplicissimo andare a sperimentare anche per i vecchissimi utenti che c'avevano il Commodore 64 o i bischeri che si comprarono il Commodore 16, anche se c'avevano 5K o 4K, accendendo la macchina avrebbero potuto fare i loro piccoli programmini senza stare a scornarsi più di tanto, a differenza che ottenere o recuperare o rintracciare o comprare, farsi regalare o comunque rintracciare dei Pascal, che era un ambiente indubbiamente che complicarono la vita degli piccoli utenti nell'epoca lontanissima della Turbo Kata. Ok, per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.